Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 19 luglio 2024, San Arsenio, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Martedì scorso ad Ostuni, in una prestigiosa struttura ricettiva, gli operatori dell'ASL Brindisi insieme ai carabinieri del NAS di Taranto, nel corso di una ispezione, hanno scoperto che la carne, prodotti ittici e pane erano impropriamente congelati e poi serviti alla clientela, mentre lo spogliatoio destinato al personale dipendente era utilizzato come suite per gli ospiti e che l'approvvigionamento idrico della struttura proveniva da un pozzo artesiano autorizzato unicamente per l'uso irriguo. Alla struttura è stata applicata una sanzione amministrativa di 2.000 euro e altri provvedimenti prescrittivi. La Giunta Comunale ha emanato una delibera che fornisce direttive per la gestione dei contenziosi relativi alla zona a traffico limitato ZTL in Piazza della Libertà. Il Comando di Polizia Locale ha emesso numerosi verbali di violazione amministrativa per accessi non autorizzati alla ZTL, i quali hanno generato molti ricorsi al giudice di pace di Brindisi. Il giudice, considerando la buona fede dei trasgressori e seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione che attribuisce rilevanza giuridica alla buona fede, ha portato la Giunta a decidere di transigere queste controversie. Le direttive impartite prevedono che il dirigente del settore affari legali e contratti e il dirigente del comando di polizia locale concordino la risoluzione delle controversie con il pagamento di una sola sanzione, laddove sia evidente la buona fede del trasgressore. Questa mattina alle 11 è convocato in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Ostuni. Sono 7 i punti all'ordine del giorno, tra questi l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I primi temi oggetto di discussione durante l'assise di oggi saranno le interrogazioni da parte dell'opposizione all'indirizzo dell'amministrazione comunale che risponderà. Tra queste vi è quella del gruppo di Forza Italia che riguarda i lavori al palazzetto dello sport Pala Gentile. La consigliera Maria Pecere ha chiesto lumi sulla situazione degli interventi vista la scadenza della proroga al 20 giugno scorso e quanto è previsto il termine dei lavori per la riconsegna di una struttura strategica per lo sport locale. Forza Italia ha presentato anche una mozione per discutere della questione ZTL, chiedendo, tra i punti, di predisporre modifiche in termini di installazione di ulteriore segnaletica. Nel Salone dei Sindaci, a conclusione delle attività del percorso partecipativo Cuori, centralità urbane di Ostuni, da riconnettere e integrare, promosso dall'amministrazione comunale, sono stati presentati gli esiti riguardo la rigenerazione urbana dell'area di Viale Pola e del campo sportivo. Si è trattato dell'ultimo momento di confronto collettivo prima di redigere il documento che fornirà gli indirizzi per il concorso di progettazione per la rigenerazione di questa parte di città. Le parole del tecnico Marco De Gaetano. Oggi abbiamo presentato pubblicamente i risultati del processo partecipativo Cuori, che ha coinvolto un'ampia fetta della cittadinanza. Abbiamo coinvolto scuole, cittadini attraverso delle passeggiate, abbiamo fatto laboratori con i tecnici e abbiamo anche sperimentato delle giornate di urbanismo tattico. C'è stato un intenso programma che è partito il 25 marzo con la presentazione pubblica del programma e ha avuto una sequenza di tappe durante questi mesi che ha coinvolto numerosi cittadini. Ci sono stati anche dei questionari online che ci sono state più di 900 risposte e siamo molto soddisfatti della partecipazione dei cittadini. Devo dire che la cittadinanza di Ostuni ha risposto molto attivamente a questo processo. Le risposte sono molto chiare, esiste una volontà di trasformazione del territorio, esiste una volontà di rinnovare Viale Pola,
esiste una volontà soprattutto di rivedere, riqualificata l'area dei residenti, l'area nuova di Viale Polla del campo sportivo, e soprattutto di riempirla di contenuti diversi, di diverso tipo. Si parla dei servizi di verde, di quartiere, spazi pubblici, attrezzature, cinema, cultura, teatro, sport, un po' diciamo tutte quelle funzioni che possiamo aspettarci dai cittadini. Quindi c'è grande esigenza di nuove attrezzature, c'è grande volontà di trasformare e soprattutto c'è anche grande volontà di vedere questi risultati che si concretizzeranno con un concorso di progettazione. Come tecnici noi siamo soddisfatti del risultato e oggi questo dibattito, che ha visto anche momenti di molto vivaci di discussione, ne dà conferma che la cittadinanza è molto attiva e ha soprattutto voglia di vedere questo progetto e di trasformare quest'area. La colonna sonora della gioventù dagli anni 70 agli anni 80, dal LEM allo Shuttle. È l'evento in programma questa sera alle 21 nel Chiostro San Francesco, in compagnia della band The Red LEM, composta da Francesco Dellatti, Andrea La Veneziana, da Martino Zizzi e da Piero Del Rico. L'evento è a cura di CH Servizi con il patrocinio del Comune di Ostuni. Introduzione a cura di Anna Vanna. Questa sera alle 20.30 presso il Palazzo Roma in proiezione il film Romeo e Giulietta. Presso il Centro di Cultura Donato Cirignola in corso Mazzini 18 è stato inaugurato ed è in corso il vernissage d'arte di Sara Barone, Fiori, Erba e altre fantastiche realtà. Il servizio con le sue parole. Di fiori, erba e altre fantasiose realtà, perché fiori ed erba, come vedi, ce ne sono tantissime. E una realtà diversa, la mia, colorata, piena di vita e che può dare spazio al cambiamento, alla conversione rispetto alle cose brutte che ti succedono. Decidi di mettere in atto una conversione e quindi butti fuori il colore invece che trattenere cose brutte. Sono quadri ad olio su tela per la maggior parte, almeno ho iniziato con quello e poi sono andata un po' avanti, ho sempre tante cose da dire, tante cose da fare, non mi fermo mai non rimango bloccata su una singola cosa e quindi faccio molta ricerca. Adesso l'ultima che ho scoperto e aggredito è il collage, mi piace molto, sempre utilizzando le mie di opere, e su legno questa volta. E quindi quella mi piace tantissimo, adesso è la mia attrazione maggiore. Sono sempre alla ricerca di cose nuove, le persone che incontro mi ispirano, e come Ostuni, che per me è una tela bianca dove mi piace colorare, l'ho riempita di colore come vedi e questo mi dà veramente tanta soddisfazione. Sono invitati tutti a venire a vedermi. Ostuni To Live 2024. Vivi la città con visite guidate, escursioni in bicicletta e degustazioni di prodotti gastronomici del territorio. Oggi alle 20 in programma visite guidate serali nel centro storico di Ostuni con partenza dall'Info Point in Piazza della Libertà. L'attività è gratuita. Prenotazioni allo 0831 198 24 71. Settimo appuntamento nell'ambito della rassegna teatrale a cura del Teatro Folletti e Folli. Questa sera alle 21 presso il Teatro Impineta ad Ostuni va in scena lo spettacolo Napoli Futurista a cura di Simone Miglietta. Prenotazioni al 347 598 63 60. Questa sera alle 19 presso la Chiesa dello Spirito Santo inaugurazione opere recenti tra pittura e fotografia di Enzo Angiuoni. La mostra rimarrà aperta fino al 26 di luglio, evento a cura di Ruggero Cairo. Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue ogni giorno, nel periodo estivo ancora di più. Quest'oggi dalle 8.15 alle 10.30 presso l'ospedale civile è possibile fare la donazione a cura dell'ASL Brindisi. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno.
a Villanova Marina di Ostuni, è aperta tutti i giorni la farmacia Santoro. Meteo, giornata soleggiata e ventosa, temperature oltre i 37 gradi, tasso di umidità del 51%, venti deboli, mare mosso. Citazione odierna: ci sono persone che sono come le monete, valgono poco e hanno due facce. Grazie per aver preferito la nostra informazione.